Oh sì, dopo tanto tempo ci siamo riusciti. Nel cuore dell'Appennino emiliano oggi vi porterò con me in un luogo davvero speciale, la Rocchetta Mattei. Costruita da Cesare Mattei, questo castello è un mix incredibile tra antico e moderno. Allora, partiamo col dire che il biglietto è con prenotazione online, direttamente sul loro sito. Attenzione perché i posti sono pochi e vanno esauriti velocemente. Beh, tratto da una storia vera, in quanto ho tentato un sacco di volte di prendere posto all'ultimo e non ho mai trovato posto. Dunque, prenotate! All'ingresso lo staff di accoglienza è molto gentile. E ovviamente la visita deve essere fatta con guida, che è praticamente obbligatoria. E così, con una guida preparatissima, esploriamo i corridoi e le stanze, ammirando la bellezza di questo posto unico. La Rocchetta regalerà una panoramica affascinante sulla sua storia, tra architettura medievale e dettagli che ci lasceranno a bocca aperta. Beh, diciamo un po' di storia, costruita nel 1850 dal conte Cesare Mattei. Il castello fu concepito come luogo di cura basato sulla sua innovativa pratica medica chiamata elettroterapia. Diciamo anche che Cesare Mattei era un pioniere nell'utilizzo di correnti elettriche, a scopi terapeutici, credendo fermamente nei benefici curativi dell'elettricità. La sua Rocchetta divenne il centro di questo movimento, con camere appositamente progettate e dotate di macchinari elettrici all'avanguardia per l'epoca. Il conte era anche un appassionato collezionista di oggetti d'arte orientale, e questa passione si riflette chiaramente nell'architettura e nell'arredamento della Rocchetta. Oggi visitare la Rocchetta è un'occasione unica per immergersi nella storia di Cesare Mattei, esplorando una combinazione unica di medicina del XIX secolo, architettura e influenze orientali. Beh, anche se scoprirete che quello che vedrete sarà finzione mista a scenografia, diciamo così, ma ne vale la pena. Noi sinceramente la immaginavamo molto più grande, ma questa è la finzione dei social, ma da vedere diciamo che merita. Altra info utile da sapere è che i parcheggi sono gratuiti, ovviamente davanti all'entrata. E così si conclude questa visita, ma la nostra giornata non finisce così. E così visitiamo il vicino borgo di Scola. Caratterizzato da stradine e case in pietra, offre uno scorcio autentico nel passato. Infatti dalla Rocchetta è stramega indicato. Qui la chiesa di San Bartolomeo testimonia la devozione della comunità, mentre le strette vie conducono a un albero secolare, che si può definire un maestoso guardiano del tempo. L'albero aggiunge un tocco di magia al borgo, offrendo un'oasi di tranquillità e un'atmosfera unica. Esplorare Scola significa immergersi in una storia autentica, arricchendo così l'esperienza della Rocchetta Mattei con la bellezza di questo borgo pittoresco. Poi noi abbiamo avuto la fortuna che l'abbiamo visitato praticamente dopo Natale, e dunque era anche molto molto carino e natalizio. E niente, fatemi sapere la vostra, avete mai visitato o eravate a conoscenza della Rocchetta Mattei?
L'andreste a visitare? Oh beh, fatemi sapere la vostra nei commenti, noi ci vediamo in una prossima avventura e non mi rimane nient'altro da dire se non un classico e scontato. E vai!